Ciao a tutti ragazzi e bentornati in una nuova puntata. Io sono Joe e oggi vi farò vedere come fare un cristallo con il fosfato di monoammoniaco, che è un sale diverso dal sale che abbiamo usato nel video precedente. Perché nel video precedente abbiamo usato il sale che era l'alluminio, potassio e solfato. Questo invece è un sale diverso. Poi vi spiegherò perché. Allora, per questo sale le quantità sono, vi faccio un esempio, tipo se voi volete fare un cristallo utilizzando 20 grammi di sale, voi dovrete usare 16 ml di acqua. Quindi le quantità sono 5 a 4, tipo così. Allora, beh, io ho già fatto la soluzione, ho utilizzato un colore che sinceramente non ho mai usato e, beh, questo tipo di sale fa venire i cristalli lunghi e molto sottili, mentre il sale che abbiamo usato nell'ultimo video fa i cristalli diciamo rotondi tra virgolette. Sì. Bene, dunque, allora io ho già preparato la soluzione. Ovviamente dobbiamo mescolare per un paio di minuti. La soluzione diciamo che è pronta e adesso andremo a inserire il solito filo di cotone. Mi raccomando, non usate mai il filo di nylon perché col filo di nylon non si assorbe l'acqua. Usate sempre dei fili di cotone e immergiamo nella soluzione. Usate se, ovviamente sempre il filo di cotone. Una volta che avrete finito di mescolare il vostro prodotto, dovrete riporlo in un luogo umido e caldo, come vi ho già detto l'altra volta, ad esempio il termosifone. E vedrete che in 1 o 2 settimane i vostri cristalli si saranno già formati. Poi, ovviamente, se vorrete un risultato, diciamo, più grande, allora potrete lasciare i cristalli più immersi nella soluzione e diventeranno più grandi. E nei prossimi video vi farò vedere come realizzare dei cristalli, come realizzare dei cristalli mescolando i due sali fra di loro. Dopo vi spiegherò. Beh, penso di avervi detto tutto. Fate sempre molta attenzione. Ciao ciao ragazzi, ci vediamo nel prossimo video.